Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in cui volevo parlarvi della mappa del gioco. Allora, per prima cosa qua mettiamo rimuovi minion. Ok, nebbia di guerra. Leviamo tutto, facciamo la mappa molto più chiara. Mettiamo il livello massimo, giusto per farvi capire. La mappa. Vieni a giocare con me. Allora, ora vi ho messo la mappa chiara, non la vedrete così ovviamente, però è per farvi vedere le cose. Allora, partiamo subito dalle torri. Allora, nelle torri avete queste piante, vedete? Quando la ucciderete, questa pianta vi darà oro. Se avete la runa frutto mieloso, se non già avete frutto mieloso, non vi dà oro. Comunque, in generale, questa pianta vi dà la vita e il mana da recuperare. Quindi, se voi vi state picchiando 2 contro 2, 1 contro 1, e poi prendete questo frutto mieloso, recupererete vita. Ora, questa è la Baron Lane, quello là che va in solo, quindi va da solo il combattente. O l'assassino, quello che sia. Qui va da solo. Ci sono degli appositi eroi per giocare in Baron Lane, che vi ho fatto anche un video a riguardo. Nella Dragon Lane vanno il support e l'ADC. Il support può essere un tank o un supporto con danni magici, come Seraphine o Janna. E poi abbiamo la mid lane, dove va il mid, che è un assassino o un mago, o anche un combattente, ci sono anche dei combattenti. E poi abbiamo la giungla piena di mostri che serve al jungler per farmare. Vi faccio vedere i mostri. Allora, questo fiore, quando lo uccidete, vi dà visione. Se gli girate attorno, vedete, gira anche lui. Voi dovete vedere bene la posizione in cui volete ammazzarlo. Vogliamo vedere in quelle piante cosa c'è? Facciamo così. E ci farà vedere nelle piante cosa c'è. Se Vieni a giocare con me. voi mettete il dito sulla mappa, potete spostare. Mettete senza di. Vi consiglio di mettere la sensibilità al massimo nelle impostazioni. Ma sulle impostazioni vi farò un altro video al riguardo. Quindi vi dà visione. Ci sono i lumi che voi potete utilizzare per avere visione. Se per caso il mid o il jungler avversario stanno venendo top a rompervi il culo, mettete questo lume qui per dirvi. Un altro qui. Ora io ho cooldown 0, perciò ho tutti questi lumi. E Vieni a ora parliamo giocare con degli altri mostri. Vi ho già detto questo e quel fiore a cosa servono. Questo Fatti vi abbracciare. dà oro in linea di massima. 140, sono tanti ori, però a inizio partita questo mostro vi romperà il culo, quindi non vi consiglio di farlo all'inizio, ma di farlo dopo il livello 6, perché questo qua è molto difficile da ammazzare all'inizio, Il drago è ha molta vita e ammazzato. vi rompe il culo. Questo è il buff blu, vi dà molto mana, rigenerazione mana e cooldown delle abilità. Facciamoci qualche amico. Vedete? E appare qua giù anche. Ripristina periodicamente mana ed energia. Ripristina salute fuori dal combattimento. Alla morte questo buff. E quando morite il buff si trasferisce al nemico. Vieni a giocare con me. Esiste poi questo. Questa pianta. Che se la sparate in avanti. Vedete, voi potete muovere in quest'area. Se voi rimanete in quest'area, per dirvi in questa direzione, voi andate a finire. Se la colpite lì. Molto strano che non mi ha fatto andare, cioè si è Facciamoci buggato. qualche Vabbè, amico. vi faccio vedere l'altro a sto punto. Ragazzi, si è buggato il jump qua. Questo è sempre quello là della visione. Eccolo qua, vedete? Se lo colpite. Ragazzi, ma che cazzo è? Ma si è buggato. Si sono buggati i frutti qua. Però
Perché non mi fa saltare? Ragazzi, una cosa che non ho mai capito. No, ragazzi, non lo so come mai, ma non salta. Comunque questo qui vi fa saltare nella direzione in cui l'avete colpito. Non so perché non funziona ora. Vabbè, andiamo avanti. C'è questo mostro che è importantissimo. È importantissimo. Vi consiglio di farlo appena spawna, ragazzi. Che mi sembra spawna dopo 60 secondi di gioco, mi sembra. E vi dà velocità di movimento e vi dà visione di questa zona, che è importantissima perché è la zona del drago o dell'altro mostro. Parliamo subito. Vi parlo dopo del drago. Parliamo di questi mostri. Vi danno oro. Quindi non sono molto. Vedete che lo smite è potenziato. Questo lo smite si usa per il jungler, ragazzi. Questo qua blu io lo utilizzo sempre perché rallenta il nemico e fa un pochino di danni. Questo è il buff rosso. Mi servirà per fare più danni, vedete? Sta scritto qua. Gli attacchi rallentano i nemici e infliggono danni puri. E ovviamente quando morite lo trasmettete al vostro nemico. A chi vi ha ucciso. Questi vi danno oro. Poi ci sono questi lupi che vi danno oro. Vedete? Poi abbiamo. Vi ricordo che questo è importantissimo, vi dà visione di questa zona, vedete come vi faccio vedere, mo esce qui. Vi dà visione proprio della zona in cui dovete ammazzare gli obiettivi. Gli obiettivi sono questo, il messaggero della landa, vedete? I draghi e il barone. Il barone esce dopo, eh? Dopo un tot di tempo, mi sembra dopo 10 minuti di partita. O dopo che avete ucciso il messaggero. Il messaggero è un mostro che se ammazzate ha poca vita e non ha molta vita. Però chi lo prende può pushare meglio le torri. Fa molti danni alle torri. Quindi voi ammazzate qui il nemico. Questo qui vi fa fare una torre e mezza, due torri. Se pushate, perché pusha velocemente, cioè, capito? Guardate quanti danni fa. Ha levato metà vita alla torre. Senza minion, eh. Le torri hanno delle placche, ragazzi. Le placche quali sono? Sono queste qua. Vedete queste tre tacchette sulle torri? La vita sarebbe della torre, sono tre tacchette. Quando ammazzate una tacchetta avete dei soldi, 100 gold. E sono utilissimi, ragazzi, perché vi dà tanto oro. Quindi cercate di pushare quanto più le torri, fate gli obiettivi. E questo è il messaggero della landa. Vediamo il drago. I draghi sono tre. All'inizio sono più scarsi i draghi. Dopo diventano più forti e ammazzarli da bonus maggiori. Ma vi faccio vedere subito. Questo è il drago della montagna. Il drago della montagna dà dei bonus. Ottieni 6% di salute massima come scudo dopo 5 secondi senza aver subito danni. Questo è uno dei tanti, diciamo, bonus. Ci sono altri draghi che danno danni, altri draghi che danno mana, altri draghi. Sono tutti diversi tra di loro. E poi c'è il barone. Mi sembra che ora dovrebbe uscire. Perché siamo a 10 minuti. Eccolo qua. Il barone è il mostro più forte. Spesso vi farà vincere le partite uccidendolo. Però è difficile ucciderlo da solo, è impossibile. In due, in late game si può anche fare.
Però dovete stare sempre attenti ai nemici, bisogna mettere lumi un po' ovunque per capire se il nemico sta venendo. Ora io ho cooldown 0, perciò ho messo cooldown 0 per farvi vedere. Il barone Nashor cosa fa? Vi faccio vedere subito. Ottieni attacco fisico e potere magico maggiori e potenzia i minion nelle vicinanze per pushare meglio. Ora vi faccio vedere. Mettiamo i minion. Vedete? I minion diventano viola e sono più forti i minion che farete. Quindi la prima cosa che dovete fare quando uccidete il barone è a tornare in base. Avete anche il tempo di recall minore. Non è più 5-6 secondi, ma è 3 secondi, la metà. Vedete, subito richiama. Qua, in tutte le lane, usciranno i minion. Voi li colorate di viola tutti quanti. Così tutti i minion viola saranno in tutte le lane, anziché in una lane. E quindi, ragazzi, il barone vi farà vincere, perché è quello che dà di più cose, in generale, è quello più forte. Vi voglio far vedere il drago maggiore. Se spawna. Aspettiamo un po' che spawna. Vedete che i minion sono molto più forti. Guardate, senza. Vi faccio vedere quanti danni fanno. Guardate i miei quanti danni fanno. Sono molto più forti. È rimasto un carro armato da solo. Ora vi faccio vedere ancora. Senza fare niente. Quando esce il drago qua? Mettete sempre i lumi, se no, se questo qua l'avete perso per dirvi. E l'ha preso il nemico. Voi mettete i lumi, posizionate i lumi in queste zone, ragazzi. In queste zone sono importantissimi i lumi, perché voi vedete il nemico se stanno facendo gli obiettivi. Facciamoci qualche amico. Allora, 50 secondi e vi faccio vedere il drago maggiore. Dai, abbiate un po' di pazienza, scusatemi ragazzi. Il drago maggiore è più forte del drago iniziale. Vieni a giocare con me. 30 secondi. Qualche volta posizionate i lumi, magari nelle zone nemiche, per vedere dove si muovono. Ragazzi, questo qua non vuole partire in nessun modo. Vedete, non lo so perché. Facciamoci qualche amico. Si è buggato coso là, qua in allenamento. Comunque quello vi fa saltare. 10 secondi. Ti posizionate i lumi in queste zone per vedere se i nemici stanno venendo. Magari anche uno qua. Questo Proseguiamo. Il drago è apparso. è il drago maggiore. Comunque il drago maggiore, quello, non è il drago maggiore mi sembra questo qui, non so perché non esce. Dovrebbe uscire, vabbè, comunque non fa niente ragazzi, il drago maggiore vi dà solamente dei bonus in più, quindi gli obiettivi sono importantissimi ragazzi. Barone, messaggero della Landa, le placche delle torri, sono tutti obiettivi ragazzi, l'obiettivo è sempre quello di arrivare qua e di uccidere tutti. Quindi ammazzare è utile. Fare team fight sempre è inutile, perché voi dovete pushare le torri, tutte e tre le lane. Una volta che avete pushato, avete più visioni, perché loro devono difendere e voi sapete dove si trovano. E siete in vantaggio perché loro mentre difendono, voi potete fare gli obiettivi, potete organizzarvi nascosti a fare team fight e ammazzarli più facilmente. Se fate solo team fight, loro pushano e voi dovete difendere sempre. Loro sanno sempre dove vi trovate. E siete in svantaggio così, perché loro fanno pure gli obiettivi. Facciamoci qualche amico. Quindi, ragazzi, questi sono i consigli per quanto riguarda la mappa. La guida per quanto riguarda la mappa. Se avete dei problemi. Ah, vi ricordo che questo il frutto mieloso che vi dà la vita e il mana sta anche qua, Questo vi dà la vita e il mana. Va bene, ragazzi, qualsiasi cosa,
Se avete dei dubbi al riguardo, mi contattate nei commenti, va bene? Un saluto da Lollo Gaming. Se vi è piaciuto il video, seguitemi, iscrivetevi, attivate la campanella e mettete un like se vi è piaciuto e volete che continui. Va bene, ragazzi, un saluto. Ciao, buona giornata. La tua